ultimi giorni dell'anno, i primi giorni del nuovo anno sono sempre un terrore per loro. Tanti cani e gatti che sono così scappati per la paura. È stata così ancora una volta una notte di Capodanno di interventi per l'ENPA di Arezzo. Già avevamo iniziato il 30 sera a ricevere chiamate per cani smarriti o per cani vaganti, perché già purtroppo qualche botto c'era anche il 30. E il 31 invece abbiamo alla fine preso 4 cani, per fortuna non erano feriti, stavano bene, muniti di microchip e sono tornati a casa loro. E nella giornata di ieri invece abbiamo ricevuto molte chiamate per cani smarriti nelle vallate, perché si lamentavano che lì i botti sono stati davvero tanti. Non è migliore di certo la situazione per i gatti, con numerose chiamate di referenti di colonie feline ancora alla ricerca dei amici scomparsi. Le gattare ci hanno chiamato per sapere se magari avevamo avuto delle segnalazioni o avevamo fatto degli interventi per gatti magari incidentati, perché non li hanno trovati al momento dei pasti. ENPA di Arezzo torna così a chiedere un Capodanno senza botti, non solo nei centri storici ma anche nelle frazioni e nelle campagne. Per gli animali è una tragedia, cioè veramente terribile, ci stanno male, e per fortuna che quest'anno l'incidente non c'è stato, perché poi dopo è un pericolo per l'animale ma anche per il cittadino.